Bene, passiamo alla seconda interrogazione. Sempre il consigliere Barel per la presentazione. Avete visto che sono stata anche, non l'ho detto prima, sia la presentazione che la risposta, sempre i 5 minuti previsti dal regolamento. Sono diventata... Prego. Allora, questa, naturalmente, questa interrogazione nasce un po' più lontano del Consiglio Comunale, nasce addirittura da quanto ho appreso in commissione, nasce dalla volontà, in effetti, espressa più volte, di far sì che ci sia una conduzione quasi assembleare dell'aspetto dell'amministrazione comunale di Malnate, cioè questo ricorso continuo alle magari ricorso, quantomeno non continuo, ma ricorso alle assemblee. Ritengo che all'assemblea, per esperienza, vedo che partecipano in pochi. Ritengo che il programma elettorale lo votino i cittadini, votino il sindaco, e complimento per il risultato, per l'ottimo risultato, non l'avevo ancora fatto, complimento per l'ottimo risultato, votino il sindaco e votino il suo programma. E fare delle cose al di fuori e fare delle assemblee, o fare delle assemblee per cercare di mischiare un po' le cose, non la trovo una cosa molto, molto, molto logica. Comunque, egregio signor sindaco, nel corso del consiglio del 21-7 abbiamo appreso che è sua intenzione convocare la commissione servizi alla persona per dibattere il tema della tassa di iscrizione al servizio mensa. Abbiamo altresì appreso che è sua intenzione allargare la commissione ai sindacati e alle associazioni genitori. Ritenendo che la convocazione delle commissioni sia attribuzione dei presidenti delle stesse, articolo 24,4 del regolamento del Consiglio Comunale, e non del sindaco e o dell'assessore, ai quali compete un ruolo di partecipazione come previsto dall'articolo 26 del nostro regolamento consiliare, si chiede per quale motivo si intenda snaturare il ruolo delle commissioni consigliari, espressione del Consiglio Comunale, come previsto dagli articoli 22 e 23 del regolamento del Consiglio Comunale, allargandole in modo arbitrario a soggetti non competenti per ruolo. Si ritiene altresì il contributo del sindacato e o delle associazioni valido e costruttivo, ma lo stesso deve essere portato in un'assise diversa, ad esempio la consulta sociale, da quella squisitamente consigliare, alla quale spetta il compito di valutare le istanze per le opportune deliberazioni. Tutto questo ritenendo che la nostra democrazia sia di tipo rappresentativo e non assembleare, e che i consiglieri comunali esercitino un ruolo che libere elezioni hanno loro attribuito. Svilire questo ruolo vuol dire mettere in discussione tutta l'architettura del sistema repubblicano, che si fonda, tra gli altri, sul principio della rappresentatività. Il desiderio di protrarre la campagna elettorale con dichiarazioni e scelte demagogiche, non avevo un altro termine, non deve lasciare il passo a comportamenti irrispettosi dei ruoli e delle attribuzioni del Consiglio Comunale. Si chiede inoltre al sindaco se non ritenga adeguatamente rappresentate le organizzazioni sociali, sindacali e associative nella consulta sociale, organo consultivo del Consiglio Comunale. Ringrazio anche per questa domanda e chiedo all'assessore Cardacci di rispondere a questo quesito, visto che sta seguendo e seguirà tutta questa partita. Grazie, buonasera a tutti. Sarò brevissimo anche perché penso che l'interrogazione del consigliere Barel sia frutto di una distrazione, di una disattenzione, di un'incomprensione del consigliere Barel. Può succedere. In ogni caso, per rispondere all'interrogazione, leggerò testualmente quanto affermato dal sindaco durante il passato consiglio comunale. La fonte è il verbale che oggi abbiamo approvato, ma c'è anche la registrazione che gentilmente è stata effettuata da Malnate Org. Quindi, parlando della famigerata ormai quota di iscrizione alla tassa mensa, alla mensa, il sindaco ha detto testualmente, cito le sue parole,
avevamo già comunque deciso, come comunicato dall'assessore, cioè sottoscritto, di affrontarlo insieme. Mi sembra utile la proposta fatta dal consigliere Sofia di affrontarlo con una commissione congiunta. Tra l'altro sentiremo comunque sia anche i sindacati e i rappresentanti dei genitori. Quindi dal verbale risulta chiaramente che il sindaco non ha dichiarato di voler convocare alcuna commissione, peraltro comunico anche ai presenti che giovedì prossimo, 15 settembre, si terrà la commissione congiunta, come richiesto, servizi alla persona e organizzazione finanze, appunto per discutere alle ore 20, per discutere la quota di iscrizione al servizio mensa. E due, il sindaco non ha affermato di voler allargare la commissione a sindacati e rappresentanti dei genitori, quindi è stato detto tutt'altro. Quindi mi spiace che per una disattenzione, un'incomprensione, il consigliere Baller abbia addirittura potuto pensare che l'attuale giunta voglia mettere in discussione tutta l'architettura del sistema repubblicano. Peraltro, senza voler fare il professorino, tengo a precisare che, fermi restando il principio di rappresentatività e le sacrosante competenze di consiglio e commissione, esiste ormai anche un principio di partecipazione, che è cosa ben diversa dall'assemblearismo, che in uno Stato democratico e forse ancor più in un ente locale è altrettanto fondamentale, fermo restando, lo ripeto, il principio di rappresentatività. Diciamo solo che la concessione espressa dal consigliere Baller è un po' retro, ecco. Sul secondo quesito, premesso tutto quanto sin d'ora detto, ritengo che le organizzazioni sociali e le associazioni rappresentate nella consulta sociale potranno svolgere una ancora più fattiva collaborazione con l'amministrazione, sempre in un'ottica partecipativa. E lo stesso vale per i sindacati, che però qua ancora mi preme sottolineare un'altra disattenzione del consigliere Baller: per la loro specificità non fanno parte della consulta sociale. Un'altra disattenzione, ma errare è umano. Grazie. Con parola al consigliere Baller. Grazie, sono contento di aver scoperto di essere fortemente preda dell'Alzheimer. può essere. Però è stato detto più volte, faremo questo. Credo, Assessore, che può darsi che non l'abbia detto il Sindaco, ma mi pare che l'abbia detto l'Assessore. Però, per carità, se mi sbaglio, chiedo scusa. Però, peraltro, voglio dire, esistono le commissioni per le quali in questo momento e fino ad ora, diciamo, sono passati, ripeto, 90 giorni, una commissione territorio, situazione drammatica economica, situazione di malnate che ha problemi, una sola commissione per discutere di niente, perché poi non, il materiale portato in commissione era incompleto. Posso essermi sbagliato, però voglio far presente che non faccio scavalcare i poteri dei consiglieri comunali da qualsiasi forma di associazione, perché di assemblea, perché mi ricordo, e qui forse sai, gli anziani ricordano il passato, mi ricordo di aver studiato che qualcuno ha detto: se voi suonerete le vostre trombe, noi suoneremo le nostre campane. Io non vorrei arrivare al punto di dover fare una guerra in un momento critico come quello che stiamo vivendo all'amministrazione del comune nel quale io vivo. Non voglio farlo, però voglio che ci sia il rispetto. Grazie.